C'è molta sorpresa, ovviamente c'è la curiosità di capire come si muoverà questo governo che non ha mai fatto mistero dei rapporti politici forti con le organizzazioni politiche più anti-europee d'Europa. Eh, penso a quelle spagnole, penso a quelle ungheresi, a quelle polacche. Del resto non è tanto risalente la firma del famoso... Patto, di, eh, patto con eh, diciamo, eh, la carta dei valori sull'Europa eh, che ha visto tutti i partiti conservatori di destra europei e anche appunto, la partecipazione sia di Meloni che, che di Salvini, I rapporti con i leader sovranisti come Morawiecki, come Orban, come i sovranisti spagnoli sono, sono noti a tutti e anche ai componenti del Comitato delle Regioni. Però il governo va giudicato sui fatti. Uh, le premesse sono la carta dei valori firmata dai partiti di destra che è lì con le firme di Meloni e di Salvini. Uh, il giudizio poi si darà sui fatti. Se ci sarà un cambio di rotta e quindi una maggiore sensibilità verso la costruzione di un'Europa più forte, credo che nessuno avrà, nessuno avrà difficoltà a, diciamo, a, a, a non rilevarlo. Se invece la linea sarà quella della Carta dei Valori firmata con i partiti delle destre e dei Paesi sovranisti, allora sicuramente, credo, non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi ci sarà un'opposizione forte e chiara.